E ora voglio dirvi qualcosa del primo vespista di Leoncorte, e cioè di Luciano Fantasia. Era un giovane dinamico, simpatico, sportivo, di successo, per aver giocato a calcio ingaggiato dalle squadre di Leoncorte e di Nicosia. Ma devo pur dirlo, al vecchio ginnasio Angelo Maiorana i suoi insegnanti storcevano il muso. Figuratevi che non conosceva la coniugazione perifrastica passiva. E non sapeva tradurre un periodo ipotetico di terzo tipo. E che dire poi in greco dell'Ariosto? E pertanto dirottò verso studi che non era, dove non era previsto il greco, e si era disposti a chiudere un occhio su certe lacune sulla lingua latina. Poi andò via da Leoncorte, ma lui è un individuo caparbio e dalle molte risorse. Nel 1974 mi arriva una busta con tale biglietto che vedete riprodotto nello schermo, e con la scritta si capisce subito che fra quelli del gruppo non sono certo il più giovane. Comunque, come si dice, meglio tardi. Evidentemente Luciano è quello tutto candido e bianco di pelo. A 47 anni si era laureato in pedagogia. Siamo veramente orgogliosi di essere qui e ad avere con noi il primo vespista di Leoncorte. Io sono emozionatissimo naturalmente per questa stupenda serata, qui è stato fatto più volte il mio nome, vi giuro che non merito tanta attenzione, sono orgoglioso di essere qui, sono andato via 45 anni fa, ma è un altro quello che è andato via, il Luciano vero è rimasto a Leoncorte perché sono legato fortemente. Sinceramente, fortemente, per molte ragioni, a Leoncorte, ai suoi cittadini, agli amici indimenticabili, indimenticabili, perché me li rimpiango sempre. Adesso nel rivedervi è stata una gioia immensa, vi ringrazio immensamente. Volevo Tonio, non l'avevo visto, mi credevo che non era venuto. Volevo dire che per tenermi in esercizio con il leonfortese leggo molto frequentemente la Centona di Nino Martoglio e mi sono rimaste in mente molte poesie, senza volerlo ne conosco parecchie a memoria, ve ne vorrei dire una molto breve per non scocciarvi, perché per dimostrarvi che conosco molto bene il leonfortese, dove che parlo tutti i giorni a Latina anche in famiglia. È il colloquio fra la mamma e una ragazza. E dice: mamma, che vuol dire innamorato? Vuol dire un uomo che si fa l'amore. E amore che vuol dire?
è un gran peccato dell'uomo farabutto e traditore. Mamma, non mi pare giusto questo dettato, che tradimento non mi ha fatto Tore. Toredo, perché ti dessi su sfurcato? Mi disse che per mia moria d'amore. Ah, mascarato! E tu che ci dicesti? Niente, mi ne trasivo tutto affondato. E ho cuore, ne batte forte forte, chi è l'amore, figlia sciallarata. Io ti prego, scusa. Io